Ciao stelline e benvenuti in questo nuovissimo video. Qualità penosa, lo so, ma come avete letto dal titolo, oggi faremo un video abbastanza particolare. Intanto voglio darvi un attimo di contesto, perché questa stanza è diversa dal solito, anche la qualità della webcam e dell'audio e tutto, perché in questo momento mi trovo in Sicilia a casa della mia famiglia e quindi non ho la mia postazione, non ho il mio studio e mancano abbastanza cose. Sto cercando di creare un piccolo studio anche qua, perché questa comunque era la stanza dove stavo quando ero più piccolo, quando tipo andavo alle scuole superiori, e quindi diciamo che è rimasta vuota, non c'era più nulla, e insieme a mio fratello abbiamo comprato un computer e piano piano abbiamo preso dei microfoni, tastiera, una webcam per accomodare e insomma per non lasciarvi senza video neanche a Natale. Visto che siamo in tema di Natale, appunto, oggi volevo fare un approfondimento del Natale e le differenze del Natale che ci sono tra l'Italia, o comunque il Natale che siamo abituati a vedere noi, con il Natale in Giappone e negli anime. Sicuramente vi sarà capitato in qualche anime di vedere delle scene in cui si parla del Natale o comunque degli episodi speciali fatti apposta per il Natale, ma sicuramente avrete notato che ci sono delle differenze da come intendiamo noi il Natale. Ovvero, siamo sempre stati abituati che il Natale è una festa in cui si sta in famiglia, si sta con i parenti, c'è nonni, si mangia un sacco e così via. Mentre per i giapponesi è abbastanza diverso, perché possiamo dire quasi che il Natale per loro è una festa molto più romantica e molto più intima, ed è un'ottima occasione per passare la vigilia di Natale insieme al partner o comunque la persona che ci piace, con la crush per intenderci, no? E diciamo che in questa occasione si regalano dei dolci o generalmente si comprano e si ordinano delle torte fatte apposta per il Natale. Ad esempio nell'anime Orimia, che è uno di quelli che mi viene adesso in mente, l'episodio del Natale è un episodio in cui Ori e Miyamura si avvicinano tantissimo, perché appunto, come dicevamo prima, il Natale in Giappone è un'occasione per passare la vigilia con il proprio partner. Ovviamente anche in Giappone ci sono tutte le varie decorazioni, gli alberi, le luci, ma è forse ancora più eccessivo rispetto a noi, perché l'illuminazione e le decorazioni a Tokyo sono ad esempio una cosa spettacolare e bellissima. E un'altra differenza sostanziale è che il nostro Natale viene ovviamente dal cristianesimo e abbiamo anche la tradizione di andare a messa durante la notte della vigilia. Questo perché ovviamente il nostro Natale segue la tradizione cristiana, quindi la nascita di Gesù, bla bla bla, no? Mentre per quanto riguarda il Giappone, il cristianesimo è una minoranza e quindi il Natale è concentrato più sul lato festivo e commerciale e non sul lato religioso. Inoltre, il nostro Babbo Natale per il Giappone ha una versione alternativa. Quando si parla di Babbo Natale siamo abituati al signore un po' anziano con il barbone bianco, il cappello e la tuta rossa, mentre per i giapponesi la loro versione di Babbo Natale è invece un Buddha, conosciuto come il Buddha felice, e il suo nome è abbastanza particolare, non voglio pronunciarlo per evitare errori o di dire stupidaggini, quindi ve lo scriverò qui. E tra l'altro per il Giappone il Natale non è considerato come un giorno festivo, è un giorno come gli altri. Sono più propensi a festeggiare il Capodanno come una vera e propria festa come la intendiamo noi. E sicuramente vi sarà capitato di vedere negli anime questa scena in cui a Capodanno si va con la famiglia nei templi, dove le ragazze ad esempio mettono sempre il kimono, e il primo dell'anno si va al tempio per pregare. Quindi delle usanze diciamo diverse ma molto particolari, sicuramente da vivere. Insomma, questo era un video abbastanza strano, ma comunque oggi è la vigilia di Natale, quindi colgo l'occasione per augurarvi un buon Natale. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace a questo video e noi ci vediamo presto. Se volete altri approfondimenti su anime, Giappone, quello che volete, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e vi ascolto. Un bacio, ciao!